significativo in vista della riapertura poi della scuola a settembre? È significativo nel metodo e nella sostanza. Il metodo voluto dal governo regionale di concertazione, di condivisione con gli attori del sistema scolastico in piena sintonia e d'intesa con l'ufficio scolastico regionale per traguardare il risultato della riapertura delle scuole a settembre, per poter riportare i ragazzi siciliani a scuola in sicurezza, per poter al meglio ottimizzare le risorse che il governo nazionale e il governo regionale hanno stanziato per questo obiettivo. Io confido nel lavoro celere ed efficace della Commissione e al tempo stesso non mancherà da parte del governo regionale la presenza diretta nelle singole province per poter verificare eventuali aspetti di criticità e per poterci trovare tutti pronti alla riapertura del 14 settembre. Assessore, le risorse le ritiene sufficienti o no? Le risorse possono essere sufficienti o insufficienti in funzione della tipologia e della cospicuità degli adempimenti che sono da realizzare. È chiaro che partiamo da una buona dotazione iniziale, 24 milioni solo per la riapertura delle scuole sono messe a disposizione dalla Regione, oltre circa 50 milioni sono messe a disposizione dal Governo nazionale. Se non si sarà riusciti a far tutto, certamente si potrà far molto. Quindi questo attiene evidentemente alla verifica ulteriore del task force, del gruppo di lavoro che noi monitoreremo e con la quale resteremo ovviamente in stretto contatto. Il 10 luglio avremo i risultati del lavoro della task force. Quali sono i punti principali di queste riaperture che poi ovviamente ci saranno? La scuola ancora una volta al centro dell'attenzione, da settimane a settimane i dirigenti scolastici, i sindaci, gli amministratori provinciali hanno lavorato per essere pronti alla ripresa auspicata che adesso dovrebbe venire, verrà, e da questo punto di vista questa task force oggi costituita a livello regionale serve a portare a sintesi il lavoro preparatorio che ognuno ha fatto nel proprio campo di attività. È chiaro che i problemi sono due essenzialmente, sono il dove e il come. Il dove, svolgere l'attività formativa tenendo conto delle norme di sicurezza, e il come svolgerlo, e quindi verificare se si possono svolgere tutti in presenza, se seguire forme alternate di presenza e di remoto, e quello che è certo è di andare anche fuori dalla scuola, nel senso che noi abbiamo come amministrazione comunale di Palermo, ma tutte le amministrazioni comunali della Sicilia sono pronte in qualche modo a immaginare una scuola fuori dalla scuola, spazi che possono essere utilizzati per garantire il più possibile la scuola di presenza. In un rapporto di collaborazione con il direttore dell'ufficio scolastico regionale a livello provinciale, con i direttori provinciali, proprio stamattina ho sentito il prefetto di Palermo e abbiamo programmato una riunione la prossima settimana proprio per affrontare i problemi di edilizia e logistici per la ripresa della scuola. Molto utile e poi soprattutto pratico e applicativo, perché ci sono le migliori espressioni della società in questa direzione. L'obiettivo a cui noi miriamo in pratica posso sintetizzarlo in due battute, cioè che la scuola è la fabbrica del futuro e cui noi la dobbiamo seguire, e che poi i giovani, i bambini, i ragazzi debbono essere distanziati ma non distanti, cioè non si deve creare una frattura fra famiglie, la scuola, i compagni, il piccolo individuo, perché è così che si cresce la scuola.
Ci sono una serie di problemi, l'edilizia che dovremmo vedere per allargare gli spazi, i trasporti che sono un altro problema, perché se si deve andare a turni differenziati, specie in alcuni paesi possibilmente, non c'è la possibilità, bisogna vedere con chi cercare di trovare soluzione. E poi la cosa a cui miriamo è anche al ripristino, magari non immediato, alla figura del medico scolastico, dando prima una informazione e una così conoscenza di base sanitaria ai direttori, ai didatti, eccetera. E questo può cominciare con un protocollo che l'assessorato firmerà con l'ordine dei medici, perché possono essere i medici di medicina generale a cominciare a dare questa infarinatura sanitaria ai docenti e poi andare verso questa prospettiva, che poi è un ripristino, perché anticamente c'era il medico scolastico, certo, anche all'università. Certo, questi sono.